Antonio ha preso il completo. Edizione straordinaria. Un attimo. Sulla statale 170, il signor Raffaele Clamarossa ha purtroppo forato 3 volte. Quindi uno non gliene bastava, non gliene bastava 2, ce ne volevano 3. Perché così dovevamo completare la giornata. La fortuna è stata che poi rimane una giornata abbastanza soleggiata e quindi questo ci consente di poter riparare la ruota. Vinto, secondo me, io 10 euro... Allora, una giornata... Io 10 euro ce l'ho! Andiamo a qualche agriturismo qua, andiamo a mangiare! Anticipiamo 10 magari diciamo Vito diciamo a quel, poi passiamo a pagare. Allora mangiate. Ma no, se può basta la vita, no? Se può, se può. Due volte, basta. Vedi che loro sanno maneggiare le gomme, le pompe, sanno maneggiare tutto loro. Sono abbastanza esperti. C'è pure Vito che c'ha praticamente il coperchietto sulle labbra, quasi che praticamente le stringe, le serve. Vito, a parole tu. Ho preparato la camera d'aria per l'amico Raffaele. La camera d'aria. E la terza foratura. Oggi siamo tutti ospiti a casa di Raffaele. Ha già chiamato la moglie. Raffaele! Ha già chiamato la moglie. Ce l'hai un buon ragù? Fermi, Raffaele, hai chiamato la moglie. Ragù per tutti. Oh. Polpetta. Allora, chiamami la moglie. Chiamami la moglie, dico che oggi... Con l'acciuga. Ma vabbè, ma si vede che lo vedi, è la camera d'aria che fa.